Buongiorno a tutti, ciao a tutti da Francesco Nano, bentrovati in Scuola Suono Summer Productive, bentrovati in Scuola Suono in Recording Turbo System. Oggi è realizziamo una nuova intervista, una nuova chiacchierata con una persona che ci ha già supportato diverse volte, una persona che io stimo tantissimo. È un costruttore, un tecnico esperto in costruzione, insomma, oltre che fonico. Adesso ci parlerà un po' di lui, della sua vita, della sua attività. È con grandissimo piacere che presento Michele Danca. Ciao Michele. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori di scuolasuono.it. Allora, Michele, a beneficio di chi ancora non ti conosce, ti va di raccontarci brevemente un po' qual è la tua storia, professionale, qual è stata la tua carriera professionale fino ad adesso e che cosa stai facendo in questo momento? Tra l'altro, mi piacerebbe citare direttamente il tuo sito web, così magari chi ci ascolta va subito a vederlo. Si chiama dancaaudio.it, dancaaudio, ci sono due A, dancaaudio.it. E si possono vedere anche un po' di macchine che costruisci. Ti lascio la parola e così ci racconti un po' di te. Beh, la mia storia dal punto di vista professionale nasce più o meno come quella di molti altri tecnici del suono, cioè inizia come musicista, spinto dalla necessità di emancipare la propria creatività, in sostanza impara quello che è un mestiere, cioè il mestiere del tecnico del suono. Io ho iniziato a suonare circa a metà degli anni '80, come tastierista, sono stato uno dei fondatori dei Casino Royale, poi anche altre band di tipo più hip hop tecnologico, perché si usavano le macchine come i Radical Stuff, tante anche altre piccole realtà, sempre del, diciamo, panorama artistico indipendente. Dopodiché, negli anni 90 ho lasciato conclusosi il percorso, diciamo, artistico, mi sono sempre dedicato più a quello, all'aspetto produttivo e anche tecnico, fino ad arrivare praticamente alla circa metà degli anni 90, anzi alla fine degli anni 90, dove praticamente ho barattato lo studio per un laboratorio, no? Ho deciso di dedicarmi totalmente alla realizzazione di dispositivi, e, più per il fatto che avevo già iniziato a studiare l'elettronica. Io non ho una formazione di tipo accademico, sono totalmente autodidatta, quindi. Prima per una necessità, cioè la necessità di riparare le mie attrezzature. Avevo scoperto delle attrezzature vintage, ma non riuscivo a trovare nessuno che fosse in grado. Che ci sapesse mettere le mani, infatti. Esatto, quindi quello è stato, diciamo, il via a acquisire quelle competenze che poi hanno portato a riuscire a costruire da zero altri dispositivi, prima magari clonandoli, imparando anche dal lavoro che avevano fatto gli altri, e poi via via, insomma, anche documentandomi, comprando letteratura, insomma, letteratura, tra l'altro, che esiste, cioè quella di seria è inglese, insomma. Da lì in poi sono stati, insomma, 5 anni soltanto di letture varie. Dopo ho iniziato all'inizio del 2000, sì, ho iniziato praticamente la mia attività come costruttore. Insomma, adesso sono già passati quasi 15 anni, ed eccomi qua. Eccoti qua, con delle macchine esoteriche sul tuo sito. Sì, beh. Forse non ci sono neanche tutte, no? Qua. No, non ci sono tutti, il sito è vecchio, appena ho tempo, mi sono sempre ripromesso di aggiornarlo, ma sono sempre parecchio impegnato in ricerche, nuove mete, mi seguo chimere, mi dimentico spesso, cioè mi dimentico, trascuro sempre questo aspetto, però c'è una condizione abbastanza naturale per personaggi come me, cioè quelli che sono animati dal sacro fuoco della conoscenza, quindi, insomma, però prometto a
agli ascoltatori che entro il prossimo anno che arriva ci sarà un sito nuovo con più informazioni, con più fotografie, anche in alta risoluzione. Insomma, entro una decina di anni avrai il sito aggiornato, dai. Eccomi qua, sì. Ad oggi però, poi nel frattempo... Ok, allora Michele, io direi di entrare un po' nel vivo del nostro discorso. Vorrei finalmente, con grande piacere, parlare anche in pubblico, perché in privato l'abbiamo già fatto, della questione ascolti. Dividiamo la chiacchierata nostra in due parti. Faremo la prima parte dedicata al mondo degli ascolti, e ci sono alcune interessantissime considerazioni che hai fatto tu quella volta, poi magari ne è venuta fuori ancora qualcuna, quindi con piacere ascolterò quello che hai da dire. Nella seconda parte parleremo di nuovo del confronto, comunque del discorso dei trasformatori rispetto alle macchine che non li montano. E, tra l'altro, argomento che abbiamo già trattato con Massimo Sutera, in questo caso sentiremo quella che è la tua opinione, insomma, perché poi alla fine ogni tecnico, io ho visto che nel mondo dell'audio è sempre vero tutto, è il contrario di tutto, quindi con piacere ti ascolteremo anche su questo argomento. Prima di passare ai trasformatori però ti ripropongo la domanda: gli ascolti, che ascolti usare in studio, perché? Attivi, passivi? Ti lascio un po' la parola, vediamo dove ci porta la discussione. Guarda, io mi sono dedicato negli ultimi praticamente 2 anni a una ricerca tuttora in corso, la stiamo finalizzando, penso che sarà finita nel 2014, penso forse gennaio-febbraio, dove praticamente si è affrontato questo spinoso, questa spinosa questione. Il discorso, che non è una questione da poco, cioè il discorso ascolti è metà nell'audio. No, è fondamentale, però ci sono allora una serie di considerazioni da fare, no? La prima considerazione è che la diatriba tra attivi e passivi non ha alcun senso, no? Cioè, che praticamente la cassa attiva altro non è che una cassa con dentro un amplificatore. Che questo poi sia fuori o dentro, cioè, di fatto non cambia niente. Diciamo che la cassa attiva in quanto tale malleva l'utente a fare un'ulteriore scelta, no? Cioè, quindi restringendo il grado di libertà, questo rende le cose più facili. Il punto però non è tanto quindi la questione se è attiva o non attiva, ma è ben altro. Intanto la considerazione può continuare dicendo che tra tutte le cose che sono successe negli ultimi 50-60 anni, gli altoparlanti sono gli unici dispositivi che non sono cambiati, sono rimasti gli stessi di 50 anni, 60 fa. Cioè la tecnologia non si è evoluta, ma anche nei microfoni mi pare di capire, insomma. Sì, esattamente, perché i trasduttori sono quelli, ecco. Sono quelli, chiaramente sono cambiati i materiali, si sono capite un sacco di, diciamo, di meccanismi, però diciamo che il modo per trasformare praticamente la nostra musica in potenza e successivamente in voce passa sempre attraverso un dispositivo magnetodinamico che è il cono. Quindi diciamo che sono rimaste un po' lì ferme le cose, no? Cioè, e quindi a causa di questa condizione possiamo comunque affermare che la tecnica di riproduzione rimane una tecnica imperfetta, come è imperfetto qualsiasi altro aspetto della registrazione, ma ci sta, insomma, imperfetto la ripresa, diciamo che non ci si può, cioè, un ascolto non può essere fedele al 100%, questo mi stai dicendo, comunque, anche con i materiali più esoterici del mondo. Ma sì, cioè, assolutamente,
Ma sì, esattamente questo è quello che voglio dire, cioè rimarrà sempre infedele, anche perché il concetto stesso di fedeltà lascia il tempo che trova dal momento in cui non si ha più un punto di riferimento preciso, cioè qual è il punto di riferimento preciso nella registrazione? E chiaramente è la performance, no? Ma una volta che la performance finisce, perché finisce la registrazione, non esiste più. Non esiste più il negativo, no? Se dovessimo parlare di fotografia, no? La stampa determina praticamente rispetto al negativo una riproduzione. So, io fotografo un quadro, ho il quadro davanti agli occhi, ce l'ho sempre davanti agli occhi e quindi posso confrontare tranquillamente il risultato della mia fotografia con l'originale. Ma in questo caso non esiste più, cioè la nostra musica si sono trasformati in numeri, nel caso del digitale, alterazioni elettromagnetiche, nel caso si parla di nastro, cioè, e quindi la musica poi assume. Essendo una chiara espressione Ing, se vogliamo parlare di esoterismo, la forma del dispositivo che si occupa di riprodurla, di manipolarla, di registrarla. E quindi capisci che cosa significa hi-fi, cosa significa essere fedeli, lo stesso concetto di trasparenza, in virtù di queste considerazioni, lascia il tempo che trova. Dove ti ha portato la tua ricerca? Dove sei approdato? Ma allora, intanto sì, ma guarda, intanto abbiamo scoperto, perché poi di fatto si tratta di vere e proprie scoperte, che esistono moltissimi tipi di sistemi per raggiungere quelle che sono le informazioni di banda. Mi spiego. Per ottenere praticamente un dispositivo, un diffusore che abbia una banda sufficientemente estesa, che poi è quello che ci serve come riferimento, parliamo dei classici 20-20.000, soprattutto nel caso dei Nearfield, che sono dispositivi piuttosto piccoli, no? Di medio litraggio cosiddetti, cioè nel senso che le scatole che contengono i diffusori normalmente vengono intonate su una frequenza precisa rispetto all'aria che possono muovere, no? Allora si hanno più o meno litri in ragione della frequenza che si vuole amplificare. E già questa condizione è una condizione innaturale, no? Perché cosa significa? Che per avere un'estensione corretta, cioè più che corretta, sufficientemente estesa, devo ricorrere, cioè si deve ricorrere a un escamotage elettromeccanico, fluidodinamico, no? Cosa vuol dire? Che praticamente a seconda della tecnologia che io impiegherò, per esempio la cassa, noi siamo abituati come tecnici del suono ad avere a che fare sostanzialmente con 2/3 tipi di casse, no? Sì, LED, casse totalmente chiuse, parliamo delle NS10, per esempio Yamaha, per dire, oppure ce ne sono altre, tipo le Mackie, non mi ricordo la sigla, che sono completamente chiuse, cioè esatto, quelle che sono casse completamente chiuse. O cosiddette vented, cioè che ventilate, tradotte in italiano. Le casse ventilate possono essere di diverse, possono impiegare diverse tecnologie. La più comune è chiaramente il bus reflex, no? Il bus reflex è probabilmente il più efficiente sistema di estensione di banda esistente oggi, no? Perché in piccoli spazi permette di estendere la risposta in maniera ragguardevole. Però, poi faccio questo continuo col preambolo, esistono comunque altre tecnologie, tipo il transmission line, quarter wave, che invece praticamente usa enclosure, cioè scatole molto più alte, in cui praticamente c'è una vera e propria linea di trasmissione che ridistribuisce le forze intorno alla scatola e questa successivamente può essere l'enclosure, parlo della scatola,
aperta o chiusa a seconda delle necessità, può essere bass reflex, può essere semplicemente vented, può essere big vented, mass coupled, cioè ci sono un'infinità praticamente di tecnologie che permettono praticamente di sfruttare la fisica della fluidodinamica e vari effetti ad essa connessi. Ora, il problema che abbiamo riscontrato è che per quanto si sia precisi nella produzione di scatole intonate precisamente, quello che determina l'estensione della banda altro non è che un effetto risonante, cioè c'è un effetto di risonante che si crea praticamente dentro la scatola. Questo viene sfruttato e viene intonato praticamente sulla frequenza che si vuole ottenere di riferimento. Si parla di nelle scatole, quindi nei box di medio litraggio, praticamente si parla di 40-50 Hz come punto di riferimento. Per questo qua può anche essere molto più estesa a seconda appunto delle dimensioni della cassa stessa, delle tecnologie impiegate, dei dispositivi impiegati, perché per esempio le Mackie che tu hai citato sfruttano, essendo comunque anche quelle di intorno ai 20-25 litri, non di più, è una quantità esigua di aria spostata. All'interno della casa esistono degli altri dispositivi, quindi non vedibili, come i cosiddetti radiatori passivi, che sono delle simulazioni di cono che servono praticamente per aumentare l'elasticità. E questo me ne sono accorto sostituendo un cono, ho detto: ah, cosa ho trovato qua? Guarda che sistema, no? Abbiamo scoperto come hanno fatto l'interno della cassa. Infatti, praticamente per le dimensioni che hanno, l'estensione di quel piccolo dispositivo scendono molto, no? Sì, poi hanno addirittura il preamplificatore che può detto, fare lo step correction, cioè Buffalo step correction, che è l'aumentare o diminuire l'estensione delle basse frequenze in ragione se si è prossimi o no al muro. Ecco, questo è il. E dove sta il problema principale? Sta nel fatto che comunque la frequenza di riferimento, come ci spiega la fisica dei tubi risonanti, determina comunque altre sottofrequenze che in qualche maniera falsano la risposta. Questo è, cioè se io ho una frequenza qua a 50, probabilmente mi ritroverò dei sottomultipli in tutta la banda. Quindi cioè, che sia attivo o passivo, questo l'ho detto non conta, no? Però come attitudine mi sono accorto che il tecnico del suono prende la cassa, cioè sceglie di utilizzare un dispositivo piuttosto che un altro, e quello, no, lo prende come grazia ricevuta, no? Ci diventa quello il suo riferimento e inizia praticamente a prendere le sue decisioni in ragione di questo riferimento, no? Non conoscendo poi i fenomeni che ci stanno alla base, perché vi assicuro che di tutti i dispositivi che abbiamo provati, ne abbiamo provati un'infinità, cioè almeno una ventina di paia di fogge di tutti i tipi, dalle più famose alle meno famose, quindi KRK, Dana Audio, addirittura anche dispositivi attivi esoterici, ne abbiamo fatti di ogni, servendosi di un semplice analizzatore di frequenza. Abbiamo testato praticamente dove si manifestavano praticamente le risonanti. Allora, Quindi i problemi fondamentalmente. il problema, sì, cioè diciamo la risonante che cos'è? Una somma su una certa frequenza, no? Quindi praticamente se io faccio passare una sinusoide o frequenza per frequenza, quella che timbra di più, cioè se, per intenderci, pi, 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 in quel punto lì, quella è una somma e quindi praticamente si capisce che sta pronunciando qualche cosa che in realtà non è presente nel informazioni originali e c'è qualche cosa di più. Ora, abbiamo scoperto praticamente che quasi tutte le bass reflex di medio litraggio hanno sempre una risonanza che varia dai 180 ai 200 Hz, cioè quasi tutte ce l'hanno questo problema, no?
almeno tutti quegli esempi che noi abbiamo utilizzato. Ma il punto è che quando si ha la possibilità di fare una bita ne accorgi, perché ci sono anche dei limiti che ha il nostro cervello nella decodifica, cioè il nostro cervello, qua riguarda la neurologia, tende sempre a mettere quello che non c'è o a compensare, no? Se io sento un film degli anni 30 dove le voci è tutta nasale di questo genere, dopo 5 minuti che sto ascoltando, forse anche meno, ti sembra naturale, perché il cervello ha compensato con questo meccanismo. Quindi effettivamente anche rendersi conto, se non si utilizza una prassi precisa nella decodifica di questi sistemi, di questi meccanismi, anzi scusate, è difficile rendersene conto. Bene, e questo insomma è il quadro, no? In virtù di questo, io per esempio uso da 25 anni ormai, sì, lo stesso paio di casse attive, scusate, passive, su cui ho cambiato diversi amplificatori, anche qua, fino ad arrivare a uno che mi sono autocostruito io, insomma, adesso questo è diventato il mio punto di riferimento. Le Casted H18, che sono considerate tra le migliori, le più bilanciate, no? Anche queste qua, cioè, mi è caduto un mito, nel senso che ero così contento, ma che figata, guarda, non c'è bisogno del sub, come scendono, che belle, che belle, che belle. E poi invece anche qua, su precisi esperimenti che abbiamo fatto, siamo accorti che, accidenti, anche queste qua hanno quella nemesi della risonanza intorno a 180-200, inoltre anche in alto presentano delle spurie intorno a 4.000-8.000, no? Ci siamo accorti, porca miseria, ma com'è possibile? Non ce ne siamo mai accorti. In realtà non te ne accorgi per il meccanismo che ho appena descritto, ma come abbiamo fatto a capire questo meccanismo? Aspetta, quando parli al plurale, cioè ti rifer è un plurale a maiestatis oppure, cioè, in chi eravate? Beh, questo tipo di ricerca va condivisa. Io in questo momento sto a fasi alterne, condivido il mio spazio con un altro costruttore, che è la figura di Fabio Cesarini della Voon Audio Tech, che è stato mio allievo. Adesso ha fatto la sua azienda, piccola azienda, anche lui è un costruttore artigianale. Praticamente, essendo più giovane, è anche molto più motivato di me, no? Devo dire che è uno stimolo Uno stimolo in più, insomma, avere a che fare. in più, perché sì, no? Come tutti i giovani, è sempre entusiasta, no? Proviamo, proviamo, proviamo a fare così, proviamo a fare così. Allora, insomma, si stimoli, vabbè, proviamo, no? Infatti, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una ricerca su altri tipi di dispositivi, cioè noi ci siamo accorti appunto che esistono tantissime tecniche, no? Cioè di costruzione, quindi il bus reflex, transmission line, quarter wave, mass couplet, damping high, insomma ce ne sono moltissime. Però tutte quante, cioè, dal momento stesso che io metto dentro una scatola, sealed o vented che sia, genero una frequenza. La genero purtroppo, no? È come dire che, come sentire, se io prendo la mano, la metto a cucchiaietta, per dire, e la metto davanti al mio orecchio, la sento la risonanza, no? E questo è questo il vero problema, no? Ci sarà sempre la risonanza. Qual è la tecnica, la tecnologia che si può utilizzare non utilizzando o minimizzando gli effetti della risonanza? Bene, gli ambienti esoterici hi-fi abbiamo scoperto che esiste il cosiddetto open baffle. Che cos'è un open baffle? L'open baffle è un dispositivo costituito da un driver, generalmente un cosiddetto full range, e un pannello di riflessione. E basta. Cioè non esiste praticamente una scatola, no, soltanto un pannello di riflessione a cui Cioè, quindi il driver è montato su un pannello. su un pannello, punto. Questo pannello, a seconda delle dimensioni, a seconda di dove è postato, ci sono anche dei software che lo dicono, determina una precisa estensione di banda. Il full range è un'invenzione veramente interessante, no? Che in realtà risale a moltissimi anni fa, cioè proprio
a quando è nato il diffusore per come lo conosciamo noi. E poi via via si è sviluppato utilizzando materiali e soluzioni diverse. Full range è un cono, cioè diciamo un driver con un cono che riproduce l'intero spettro delle frequenze udibili, giusto? Esattamente, esattamente. Cioè, quindi in un unico altoparlante... In un unico altoparlante praticamente abbiamo l'intera gamma. Ecco, questo rispetto al due vie, cioè o altre vie, che vantaggi offre? Di solito i monitor che compriamo solitamente sono due vie, no? Generalmente. Cioè... Sì, esattamente. Anche questa è stata una presa di coscienza, no? E sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda. Perché intanto bisogna dire che chiaramente un dispositivo a due vie, quindi che ha un woofer e un tweeter, è un tweeter, cioè questa, diciamo, questo paradigma del woofer e del tweeter è senz'altro più efficace, perché dedica praticamente un punto della banda a un taglio, il crossover cosiddetto, che praticamente smista le frequenze da una parte e dall'altra. E quindi le alte frequenze vengono portate al tweeter e le basse al woofer. Ecco, al woofer, no? E poi si innescano tutti i vari meccanismi. Però questa tecnologia presenta diversi problemi, no? Il primo problema reale è il fenomeno del phase shifting. Il phase shift o torsione di fase, che cos'è? È lo stesso fenomeno che sta dietro al meccanismo di equalizzazione. Anche perché di equalizzazione si tratta, quando si parla di crossover, quello è. Sì, cioè io equalizzo, detto così, comunque produco un filtro, ecco, no? Un filtro, cioè quindi il woofer praticamente solitamente spingerà dai 2000 in giù, mentre poi dipende chiaramente dalle varie tipologie, per esempio le macchine utilizzano un tutt'altro tipo di taglio, mentre praticamente il tweeter dai 2000 in su. No, così detto molto facilmente. Banalmente, ecco. Esatto. No? Così per capire. Però per fare questo, a secondo del numero di poli, quantità di poli, cioè di primo ordine, secondo ordine, del filtro che io applico, poi può essere attivo, non attivo, può essere fatto con la bobina, insomma, ci sono anche qua un'infinità di tecnologie. Fatto è che la fase, cioè l'informazione di fase, che non hanno niente a che vedere con la polarità della fase, l'informazione di fase, subiscono un rallentamento. È assolutamente naturale che sia così, cioè quando io applico qualsiasi tipo di equalizzazione io rallento la fase, che io boosti o che catti, è sempre un principio di rallentamento. Adesso non voglio entrare in dettagli perché il discorso è lungo. Rallentamento temporale, diciamo. Temporale, cioè l'informazione della fase. Quindi un delay, ecco, micro delay. Esattamente, ritardo in quel punto dove voglio incominciare. Se io faccio un filtro di 6 dB di ottava praticamente su 2000, vuol dire che praticamente a 2000 avrò un ritardo di x millisecondi, poi man mano che salgo questo ritardo aumenta, fino praticamente a arrivare all'annullamento, cioè a 180 gradi. E ogni dB praticamente è un rallentamento, quindi una torsione di quella frequenza su un preciso diagramma polare. Quindi il phase shift questo fa, cioè rallenta una torsione di fase. Detto questo, c'è da dire anche che il crossover comunque non può mai essere così perfettamente intonato, quindi si presta anche a buchi sulla banda. Detto questo, poi chiaramente ci sono anche tutte le contromisure, cioè servizio addirittura di un DSP che è molto più preciso, insomma tante sono le tecnologie impiegate, ma insomma in sostanza se io uso due dispositivi avrò comunque un problema, cioè il problema è quello della coerenza della fase, no? Cioè, al contrario, se io uso un dispositivo solo e questo si preoccupa di restituirmi l'intero spettro, per forza di cose io avrò annullato il problema. Quantomeno lo spettro è coerente, poi che ci sia tutto devi spiegarmelo tu come sia possibile. Perché se io ho una frequenza bassa, immaginiamo praticamente prima di tutto un meccanismo di tipo pistonico, cioè immaginiamo il cono che sia un pistone, d'accordo? E va avanti e indietro.
Chiaramente la frequenza più bassa sarà l'andamento più basso, no? Quindi il movimento sarà più basso. Okay? Ecco, da questo momento in poi, praticamente quello sarà il punto di riferimento di partenza, cioè tutte le altre frequenze saranno, vibrerà quindi il cono, sempre utilizzando come riferimento la frequenza più bassa. No? E quindi sarà sempre per forza di cose una coerenza di fase. Mi spiego? È un po' come succede come nelle cuffie. L'ascolto delle cuffie è così, non è che abbiamo un tweeter, un woofer, no? Abbiamo un solo dispositivo che praticamente vibra in coerenza con se stesso e quindi praticamente non abbiamo più il problema della, come si dice, del sdoppiamento di frequenze. C'è da dire una cosa però, che nella realtà poi dei fatti il cono del full range a medie, medio-alte frequenze non produce più la sua voce utilizzando un sistema pistonico, ma creando praticamente dei pattern di riferimento diversi. Però qua si entra nel tipo di tecnologie, ci sono dei dispositivi che usano Wizard, che è una specie di colletto che è quello che vibra praticamente, fa come se fosse un tweeter e utilizza un movimento che ha a che fare con le regole della fisica cimatica, cioè la materia assume praticamente forme geometriche in ragione della frequenza e con esse la diffusione di quella precisa frequenza. Comunque è un discorso troppo complesso e ci vorrebbero delle immagini anche da postare. Io adesso non entrerei troppo in dettaglio. No, 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 vabbè. Il problema è questo, cioè il fenomeno è questo, cioè se io ho un solo dispositivo, per forza di cose non potranno mai essere in disaccordo con se stesso, no? È, come si dice, self-contained, cioè si autosostiene. Quindi praticamente il problema dello phase shifting, anche se poi esiste, cioè comunque non è che ce ne liberiamo. Il phase shift è presente in ogni aspetto della registrazione, dalla ripresa alla manipolazione alla emissione attraverso l'amplificatore, c'è sempre. Inoltre abbiamo anche poi quello prodotto della stanza. E infatti poi ne parliamo, no? Infatti perché prima sto facendo questo preambolo, poi spiegherò anche. Sì, siamo ancora nella fase di preambolo, in effetti. Sì, però devo arrivare a concludere il discorso per Vai, vai, vai. poi iniziare a parlare degli esperimenti veri e propri, no? Certo. Cioè, allora, che cos'è che abbiamo scoperto? Appunto, che questi open buffer, come dicevo prima, non hanno una cassa di risonanza, ma soltanto il dispositivo in sé. Spesso full range, c'è da dire che comunque il dispositivo full range non può. Per ragioni proprio fisiche, riprodurre frequenze molto basse, perché generalmente, anche se lo prendi a 8 pollici, cioè la quantità di aria che poi riesce a muovere non è quella, cioè, non può estendersi molto, no? Il punto è che i software che determinano le dimensioni di quanto deve essere il baffle. Per avere una riproduzione, ammesso che il dispositivo possa arrivarci, quindi un 8 pollici o anche qualcosa di più, bisognerebbe avere un baffle praticamente gigantesco, cioè si parla dei 3 metri quadri. Cioè, ti immagini 3 metri quadri più 3 metri quadri? Cioè, dove ti metti? Sì, diciamo che non è un dispositivo da home recording. Ma anche a casa dove lo metti? Cioè, devi avere un hangar. Allora, se io magari mi faccio 3 metri per 3 metri, cioè in tutto sono 6 metri, con una precisa geometria, riesco magari ad arrivare a 40 Hz, no? Di estensione. Però, accidenti, cioè, dove ce l'hai questo spazio? Chi ce l'ha? Cioè, bisogna anche fare. Bisogna vedere se il gioco ne va la candela in sostanza, no? Questo è il problema. Però, siccome noi l'abbiamo fatto questo esperimento, non con 3 metri, ma abbiamo praticamente una porta qua in laboratorio, l'abbiamo bucata, cioè, l'abbiamo messo, l'abbiamo fatto questo esperimento. Ci siamo resi conto che la qualità praticamente delle basse frequenze prodotte è
totalmente diversa da quella che viene prodotta per esempio dal Bass Reflex. Come la qualità? Cioè le basse non sono sempre basse, non sono... Che qualità ci può essere in una bassa frequenza, scusa? Allora, accidenti, questo è il problema, cioè la cosa che abbiamo praticamente, che ci ha un po' sconvolto, è stata proprio questa, no? Cioè le basse non sono basse, sì o no, boh, perché di fatto, cioè quando io vado a sentire l'orchestra all'auditorium, cosa che faccio spesso, tempo fa mi sono sentito con sommo piacere un concerto di Piazzolla, il quale praticamente utilizza nelle sue composizioni il basso ostinato continuo. Qua c'erano, si parlava di Oblivion, se non sbaglio, dove praticamente sei contrabbassi producevano questo ostinato pum 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 pum, e quando si sviluppavano melodie eccezionali, strazianti. Mi sono quasi commosso a sentirlo, però non riuscivo a smettere di pensare, dicevo, caspita, ma come si trasmettono, poi era anche un punto fortunato, ma come si trasmettono bene queste basse frequenze, no? Cioè pensavo, chiudevo gli occhi, cercavo di individuare anche la geometria del pater aurale, no? Di come si sviluppava, no? queste basse frequenze, ma in generale tutto lo spettro, e mi rendevo conto che erano perfettamente udibili, però nello stesso tempo non era come quando io vado nella discoteca che sento il locale e sento le basse telluriche che mi fracassano l'apparato digerente. Ci siamo? Questo era il punto, cioè io non sentivo lo stomaco che si distruggeva, non sentivo il mio sedere che si muoveva, no? Ma nello stesso tempo erano chiare, controllate e galleggiavano nell'aria con una nitidezza incredibile. Ci siamo? E quindi poi mi sono fatto anche questo ulteriore considerazione, cioè dicevo, ma a quanto la sto ascoltando io la musica qua? Se il mio vicino, che come spesso succede nei concerti, scarta la caramella e mi disturba, no? Sentire il rumore, chissà perché i pensionati vanno a sentire i concerti e sono sempre muniti di caramelle rumorose, no? Dovrebbero proibirle. Lo fanno apposta. Ma sì, dovrebbero proibirle. Però dicevo, quello scalta la caramella e mi dà un fastidio di tirare un pugno. Quindi diciamo, la pressione sonora che io... cui ero soggetto non andava oltre ai 90, 92, 93, forse quando c'era un pieno to 95, ma non di più, ok? Cioè io produco a casa mia con 2 watt molto più rumore, e allora qua le basse entrano in gioco, spostano più aria, vengono sputate fuori praticamente, vengono sputate fuori da 2 punti localizzati nello spazio. Ci siamo? Mentre praticamente in una bocca di palco di 30 metri non c'è una localizzazione precisa, è come se io avessi un enorme speaker davanti a me. Ci siamo? Questa è la differenza, no? E infatti l'open baffle riproduce questa condizione. Perché? Perché emette in 2 direzioni, cioè davanti e di dietro. Quella che viene detta la riproduzione dipolare con la D. Questa effettivamente è una grande, cioè se vogliamo mettere una scala di, diciamo, di riproduzioni più o meno tra virgolette fedeli, quella è la condizione migliore rispetto a tutti i tipi di enclosure che ho precedentemente nominato: Bass Reflex, Vented, Mass Loaded, Coupling, Transmission Line, Quarter Wave, eccetera. Quella è la disposizione migliore, però per forza di cose non ci siamo, non è possibile praticamente. Non è possibile per ragioni di spazio, per ragioni di geometrico, dove te le metti, no? Poi è veramente un problema, no? Però la qualità praticamente che noi utilizzavamo, cioè, e soprattutto ci si rende conto, siccome il dispositivo è sospeso praticamente in aria libera, ci si rende conto che
non esiste il problema della risonanza se non quello della stanza dove stai tu, no? E questa è un'altra scatola, e come tutte le scatole produrranno una risonanza, le cosiddette onde stazionarie quelle sono. E quindi praticamente su questa considerazione abbiamo iniziato a cercare di capire se era possibile produrre un dispositivo che minimizzasse questo effetto, però che fosse nello stesso tempo anche di dimensioni ragionevoli. E allora abbiamo iniziato a studiare, servendosi di software, di regole, di cose delle regole acustiche comuni, trovare di fare un box che potesse assolvere a queste esigenze, cioè non farmi sentire la risonanza e quindi non utilizzare sistemi elettromeccanici, fluidodinamici, bensì praticamente lasciare le cose più naturali possibili, cioè delegare al dispositivo di fatto quello che poteva fare e limitarsi a questo. Quindi cosa abbiamo preso? Abbiamo preso del cartone, perché devi sapere che il meccanismo dipolare o comunque dell'open baffle, cioè avviene la risposta di frequenza sul ritardo della cancellazione. Immaginavo, cioè tu avvicini il baffle al muro e quindi per forza di cose ci sarà un'interazione tra l'onda che rimbalza sul muro e l'onda che esce da davanti, insomma. Sì, ma mettiamo di essere spazio aperto, no? Se io prendo un dispositivo, lo prendo e lo tengo in mano, cioè praticamente solo, che cosa succede? Che questo qua, pistonando avanti e indietro, produce una bolla, chiamiamola così, in fase, una bolla controfase, una bolla in fase. Ecco, allargandosi queste due bolle interagiranno praticamente e dove interagiscono si cancella, ok? Certo, infatti io non sento quasi niente quando ascolto un cono. No, esattamente, non senti quasi niente, non senti soltanto le alte frequenze. Se io voglio sentire le basse frequenze, no, a seconda dei cicli, quanto sono grossi, devo mettere un divisorio, no, in modo da rallentare il più possibile questo fenomeno di cancellazione, no? Quindi più grande il baffle, in teoria fosse infinito, anche però poi infinito la risposta di polare cambia, vabbè, ma comunque in linea massima più grosso è la tavola di riflessione, no? E più io mi preoccupo di lanciare, di ritardare il momento della cancellazione, quindi ho un'estensione maggiore. Tutto un po' quello che succede nei bauli delle automobili. Sì, anche se in quel caso praticamente il baule in sé diventa una cassa di risonanza. È comunque una scatola, certo. Sì, si sfrutta la macchina come qualsiasi altra tecnica di bassa reflex, in questo caso comunque si parla di sealed, però chiaramente anche la macchina in sé produce una risonanza, no? E in questo caso invece praticamente la risonanza non c'è. Ora, dove sta il problema di questo tipo di tecnologia? Beh, ce ne sono tanti, no? Come ho detto, la dimensione del cono inizia a diventare fondamentale, perché determina poi il problema dello spostamento dell'aria, no? Quindi cioè, normalmente si usano 4 o fino agli 8 pollici al massimo, ma comunque sono sempre piccoli, no? Non è che possono, cioè non riesce a avere uno speaker da parti, in sostanza, no? Questo è il discorso. Inoltre, la mancanza di un cuscino d'aria dietro lo speaker ne diminuisce l'efficienza. Cioè, se io prendo lo stesso speaker e lo infilo dentro una scatola, questo diventa più efficiente, cioè produrrà con lo stesso numero di energia indotta più volume. No? Se io metto un watt, lo metto dentro praticamente a una scatola, questo mi darà, che ne so, 90 dB/SPL, se lo lascio praticamente senza un cuscino d'aria dietro, quindi con la cassa aperta, produrrà qualche cosa di meno. Però quindi voi avete preso del cartone e cosa avete fatto con questo cartone? Abbiamo fatto una scatola praticamente aperta, però prima abbiamo fatto il baffle, no, per vedere se utilizzando prima la porta, poi abbiamo usato il polistirolo non va bene, col cartone, con le doppia onda già si riusciva a ottenere qualche cosa, però il problema è che erano sempre molto grandi, no? Il minimo che eravamo riusciti a ottenere era tipo circa un metro per 65,
posizionando, poi abbiamo fatto diversi esperimenti, abbiamo praticamente bucato un numero infinito di scatole per capire, anche avvalendosi appunto di software, che diamo delle indicazioni piuttosto precise, insomma, alla fine abbiamo deciso di fare un cosiddetto Open Buffalo Winged. Cioè? Winged. Un winged è praticamente un buffalo piegato a U. No, quindi si ottiene una torre praticamente aperta, però una torta con le ali, cioè in sostanza un open buffalo con le ali dietro, no? Quindi si ha una cosa molto più stretta e molto più utilizzabile. Questo è la fine. Però aperto dietro, cioè tutto aperto? Aperto, aperto sopra e sotto, no? Ma appoggiato per terra? Appoggiato in questo caso, adesso in questo momento sono praticamente appoggiato sulla sua mia console. Sono diventati praticamente il mio ascolto di riferimento adesso. Alte quanto? Sono 65 centimetri per 45 di... Ti manderai qualche foto, ok? Così. Sì, ma fa ridere perché sono di cartone tutte le persone che vengono qua, cioè non ci credono, no? Dico, ma com'è possibile che ascolti la musica nel cartone? Nel cartone, eh. Sì, infatti, chiaramente è soltanto un esperimento, no? Però... cartone, per quanto può essere, vabbè, magari poi fatto un materiale più spesso, infatti abbiamo già, il progetto è già abbastanza in fase di sviluppo attualmente, però insomma materiale più spesso, materiale più denso determina una cancellazione maggiore, quindi qua il cartone per le basse frequenze è praticamente inesistente, cioè quindi non è che siamo riusciti a fare chissà quale dispositivo, cioè ci siamo dovuti servire appunto di una preamplificazione in cui abbiamo compensato la perdita, perché per queste dimensioni, così come suggerisce il software, dai 200 in giù abbiamo una perdita 6 dB di ottava, quindi praticamente arriva a un'estensione, cioè, abbastanza modesta, no? Mentre invece in alto arriviamo fino a 23-24.000, con praticamente in questa soluzione non si riesce ad arrivare più di 200. Allora abbiamo compensato, abbiamo applicato quello che viene detto appunto un step compensation, cioè abbiamo praticamente, anziché farlo elettroacusticamente, abbiamo compensato la perdita, quindi la torsione di fase, utilizzando uno shelf su, in questo caso su 400, per come sono adesso le dimensioni, il materiale, 400 a 3-4 dB, in modo che compensasse e ritardasse ulteriormente la perdita. Dopodiché, quindi avete sfruttato, diciamo, quello che è il problema dell'equalizzatore, no? Il phase shift. Sì, a vostro vantaggio. Chiaramente sì, perché comunque tu immagina che quando io perdo fase, cioè quando io perdo, scusa, banda, cioè io ho una fase positiva, no? Cioè questo è chiaramente, non possiamo stabilirlo in senso assoluto, ma in senso soltanto figurato, perché non sappiamo qual è la polarità di riferimento, no? Ammesso che esista la polarità assoluta, però di fatto praticamente ogni perdita che io ho in banda corrisponde a un incremento o un decremento della fase, no? In questo caso, se consideriamo 0 come valore assoluto, ho un incremento di più 180 gradi. Quindi praticamente rallentando io riesco a compensare praticamente risposto più vicino allo zero. Questo è per il meccanismo di phase shifting di cui parlavo prima. La cosa curiosa è comunque riusciamo a arrivare a 60-70, più o meno 70 di frequenza rispetto a 200, quindi non è che abbiamo fatto questa gran correzione, no? Anche perché, ripeto, poi ci sono i limiti del, io stiamo utilizzando un 4 pollici, veramente piccolo come dispositivo, però il 4 pollici garantisce una riproduzione sulle alte frequenze migliore rispetto a un 8, detto così, perché se avessimo usato un 8 avremmo avuto più basse, però avremmo dovuto compensare le alte frequenze, no? Cioè la natura, no? Da una parte o dall'altra devi pagare. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Abbiamo, porca miseria, però non è che scende giù, come facciamo? Beh, aggiungiamo un sub, e abbiamo aggiunto un sub. E quindi praticamente l'ascolto che adesso ho come riferimento in laboratorio è un ascolto basato su un full range open buffalo winged, più un sub che si occupa praticamente di amplificare tutto quello che da 100 Hz arriva fino a 20.
È quindi un'estensione mostruosa di banda con una nitidezza mai sentita prima, perché la parte, diciamo, core della banda, cioè il core band, è praticamente tutto destinato, tutto come si dice, delegato al del full range, quindi di una eccezionale coerenza di fase, e poi le basse frequenze praticamente date al sub in maniera moderata. C'è stato lì anche un veramente una, è stato molto difficile tararlo correttamente. E come si fa a tarare il sub? Non si può fare con gli strumenti, no? Ma si è dovuto fare un processo di ascolto in continuo e utilizzare dei riferimenti, utilizzare dei riferimenti, diciamo, di musica, utilizzare l'esperienza finché non abbiamo trovato l'ascolto esatto. È durata un'operazione che è durata parecchio, questa, devo dire la verità. E quindi praticamente per avere un ascolto che non presenta l'aberrazione della risonanza, l'unico sistema che per ora siamo riusciti a ottenere è questo, cioè una cassa in sostanza aperta che abbia un subwoofer. Ora, nel progetto poi che verrà terminato, il subwoofer è integrato nella cassa stessa, e quindi praticamente il dispositivo avrà il full range è un 6 pollici e mezzo con praticamente che si preoccuperà di amplificare la parte che da 100 arriva fino ai 20. Questo è, e l'idea è quella di fare comunque una cassa attiva, perché sì, perché così, diminuendo i gradi di libertà che si dà all'utente, cioè un ascolto già più preciso possibile, senza, anche perché per riprodurre la banda correttamente è necessario servirsi comunque di un amplificatore, cioè di biamplificare il sistema, cioè amplificare il full range e le basse frequenze a parte, in modo che con tutta una serie di tagli elettronici si può scolpire praticamente la banda nella maniera più precisa possibile. Questo sistema non prevede l'uso di un crossover, semplicemente, quindi c'è, diciamo, il phase shift viene sfruttato a nostro vantaggio. Cioè, dove ci sono delle deficienze di fase relative alla cancellazione, viene compensato. No? Pensavo di essermi inventato qualche cosa, no? Poi invece con una ricerca più precisa abbiamo scoperto che invece è una cosa che si fa. Cioè, tutti coloro che utilizzano i sistemi Open Baffle o producono un cosiddetto 5.1, cioè utilizzano un cono molto piccolo per le alte frequenze, cioè per il full range, e dopo un cono 5 volte maggiore per il sub, no? Su precise disegni, però diventano molto grosse, il cono diventa troppo grosso, cioè non va bene, non dobbiamo rimanere. Bene, sarà interessante seguirvi su questo esperimento. Avete già dato un nome a questo dispositivo? Come lo chiamerete? Quanto costerà? No, è ancora tutto. No, abbiamo, è ancora tutto in fase, anche perché ci siamo messi in testa, e questa è stata una cosa, un colpo veramente di testa, forse di creatività, ma comunque ha complicato ulteriormente le cose. Cioè, avendo fatto una ricerca sui materiali, no, sulla densità, no, normalmente per le casse che cos'è che si usa? Si usa l'MDF. Oppure sempre medio denso, le medie, poi c'è l'high density, cioè materiali ancora più pesanti, no? Proprio per evitare la vibrazione, quindi ulteriormente il processo di risonanza, cioè minimizzarlo, cioè non devi vibrare in sostanza la cassa, almeno per quanto riguarda bass reference. Poi invece nelle transmission line, al contrario, si usa legno molto più leggero, perché la cassa si deve comportare come di fatto una cassa reale acustica, e quindi c'è l'utilizzo di catene per distribuire le forze. In questo caso noi invece avevamo bisogno di un materiale molto denso che potesse isolare la parte anteriore con quella posteriore, e siamo arrivati alla conclusione che il materiale
più ideale per questo è l'alluminio. Ma dai. Sì, quindi praticamente il sistema è un lastra d'alluminio di 10 mm piegata a U. Ma pensa a te, che casse strane. Sì, il problema è che proprio in questi giorni stiamo aspettando il preventivo di un'azienda, cioè in realtà abbiamo contattato un'infinità di aziende perché dovevamo trovare un'azienda capace di fare questo tipo di lavorazione. Sì. E a tutt'oggi non ne siamo venuti a capo, perché una parte dice sì, non possiamo piegarla, ma l'altra, per il fatto che comunque sono 45, non esiste una macchina in grado di piegarla. No, cioè, te ne fa una e l'altra ala te la tieni così, cioè, come fa? Addirittura un'azienda ci aveva proposto di fare una forma geometrica diversa, no, cioè, non se ne parla. Quindi abbiamo deciso di utilizzare, servendosi di una lega particolare, di piegarla a caldo. Sarà un po' dispendioso, credo. Sì, sì, ma devo dire che non è il materiale che costa, ma la lavorazione. Purtroppo dobbiamo, però adesso stiamo cercando delle aziende, forse hanno trovato una nel Mantovano che può piegarla a caldo, cioè con la lega che noi utilizziamo è 99,5 d'alluminio, questo materiale è stato cotto poco, quindi ha un punto di fusione piuttosto basso, si parla di 600-650 gradi, quindi non è tanto difficile farlo, no? Però insomma occorre saperlo fare, probabilmente sarà necessario costruire un attrezzo, non lo so, cioè adesso vediamo come fare. Dovete capire come si fa, insomma, dai. Bello. Sì, io già un'idea ce l'ho, però non mi voglio sbilanciare, ho perso veramente molto molto tempo a cercare di... Tienici aggiornati nel frattempo, a mano che porti avanti questo progetto, che così lo divulghiamo. Ora, per concludere questo discorso sul fatto dell'amplificazione, perché una parte fondamentale di questa ricerca è stata dedicata all'amplificatore. Infatti volevo arrivare proprio là. E ci siamo accorti praticamente che architetture di amplificatori particolari determinano risultati diversi. Allora, fammi un attimo sintetizzare un po' quello che ci eravamo detti la volta scorsa per telefono, in conversazione. Vediamo se riesco a sintetizzarlo bene. Proprio in due parole, poi darai qualche dettaglio in più tu. Quella volta mi hai detto che stavi testando un amplificatore che non costava tanto, ma era un amplificatore, tra virgolette, da audiofili, cioè una cosa che non si utilizza nel mondo della registrazione, del mixing. E all'epoca io ti avevo chiesto, ma scusa, suonerà tanto bene questo amplificatore che utilizzi tu, però non è più importante avere un amplificatore o comunque un sistema fedele rispetto a una cosa che ti fa stare bene quando ascolti? E qua lascio a te la parola, insomma, questo era un po' per ricordarti quello che ci eravamo detti. Mi piacerebbe impostare il discorso in quella direzione là, quindi spiegaci un po' dell'ampli. Allora, torniamo al discorso che è stato poi l'artefice di quello che si è detto dopo, cioè il problema della fedeltà, no? Allora, noi che cos'è che consideriamo, cioè quando è che consideriamo un dispositivo fedele? Secondo il paradigma odierno, noi consideriamo un dispositivo fedele quando questo dispositivo, può essere un preamplificatore, un amplificatore, un equalizzatore, quello che è, restituisce quello che entra, in sostanza, privo di una certa quantità di errore. Okay? Quindi l'errore poi alla fine che cos'è? La distorsione e il rumore. Queste sono le due aberrazioni fondamentali, no? Quindi un dispositivo che non produce né distorsione né rumore, consideriamo questo come fedele, no? Secondo il paradigma attuale. Ora, per ottenere un dispositivo che non produca rumore, non produca distorsione, sono molte le tecniche di disegno, no? Ma tutte basate su un principio fondamentale, che è quello della controreazione. Che cos'è la controreazione?
La controreazione è un meccanismo che consiste nell'iniettare in ingresso una percentuale di quello che sta uscendo in opposizione di fase, in modo che quello che rimane dalla cancellazione sia proprio quello, l'aspetto più puro, no? Cioè, se io rimetto un po' di questa distorsione, ma in opposizione di fase, un po' di questo rumore, ma in opposizione di fase, in ingresso, praticamente cancellerò questa aberrazione, estendendo di fatto la banda e le performance quindi in generale, no? Ora, però, ci sono delle evidenze, anche cioè, i ricercatori già hanno già capito questo, che questo carosello comunque impiega del tempo. E questo tempo di fatto produce delle alterazioni su diversi aspetti della banda, cioè produce per esempio un ritardo nei transienti, produce del phase shift, tant'è che la controreazione normalmente deve essere compensata, no? Cioè ci sono comunque delle aberrazioni, tanto da, poi in ragione di quanti dB di controreazione si applicano, vengono a mortificarsi molte altre condizioni, no? Per come la vedo io, un utilizzo moderato di questo espediente va bene, no? Però se io voglio realmente cancellare tutto questo errore nella sua interezza, devo applicare molta controreazione cosiddetta negativa, no? E questo però produrrà degli effetti sia sull'aspetto, come si dice, pattern aurale, cioè quindi l'aspetto stereo, sia che non della riproduzione dinamica. Purtroppo, no? Questo è stato testimoniato da moltissime esperienze, no? Che abbiamo fatto di applicazione del feedback. Per come la vedo io, cioè, oggi, considerato che comunque questi dispositivi, per quanto possano essere distortivi, saranno sempre moderatamente distortivi, moderatamente rumorosi, converrebbe prendere come riferimento invece proprio questi aspetti, cioè l'aspetto dinamico e l'aspetto del pattern aurale, della figura aurale, cioè la riproduzione stereo. Cioè, noi consideriamo lineare quando non c'è distorsione e non c'è rumore, ma trascuriamo completamente l'aspetto dinamico e l'aspetto appunto stereofonico. No, addirittura non ci sono. Per aspetto dinamico intendi, diciamo, la risposta ai transienti, la gamma dinamica? Sì, ma anche qua bisogna capire esattamente infatti che cosa si intende, nel senso che cioè, non la risposta. Stimolo, cioè causa e effetto. Non è in questi termini che va vista, però per spiegarlo correttamente io devo parlare dell'esperienza che ho avuto. Cioè, È quella che ci interessa. dovremmo fare anche qua un preambolo, no? Ci sono praticamente diverse. La intitoliamo la sagra dei preamboli questa intervista. Però servono, sì. Trasmettere questo tipo di esperienze No, è molto importante che ci proviamo, guarda, è veramente importante. è molto difficile, vabbè, sono già di per sé poco trasmettibili, però perché se no non si capisce neanche di cosa sto parlando, no? Però io devo per forza di cose, anche perché non è che sono proprio facili da individuare se non hai avuto questo tipo di esperienza, quindi però noi insomma ci siamo accorti che esistono diversi effetti rispetto alle architetture, no? Cioè, la più semplice di tutte qual è? L'architettura di un amplificatore più semplice è quella cosiddetta single-ended, cioè un dispositivo che praticamente si preoccupa di ridar potenza in entrambi i cicli, no? Single-ended, una sola fase, no? Mentre praticamente la maggior parte dei dispositivi odierni sono cosiddetti push-pull, no? Push-pull vuol dire che c'è tira e molla, no? Cioè, un dispositivo nella maggior parte dei casi, perché poi entrano nel discorso delle classi di merito, cioè parlando in classe push-pull, in classe AB,
si ottiene molta più potenza con molta meno dispersione di energia, perché un dispositivo si preoccupa di amplificare il ciclo positivo e un altro il ciclo negativo. Ecco, questi sono due cicli praticamente che poi si devono incontrare alla fine. Questa è la condizione più efficace in assoluto. Si disperde molta meno energia, al contrario invece di quello che è il single-ended classe A. Cioè, classe A cosa vuol dire? Che questo dispositivo si preoccupa di amplificare entrambi i cicli, però ha dispersione mostruosa, cioè per produrre praticamente, che ne so, 2 watt se ne fa fuori 40, perché praticamente al 20% è efficiente, cioè l'80% di quello che gli stai dando viene disperso in calore. Ecco, questo è il fatto. Però soprattutto quando non si usa il feedback, il pattern aurale è straordinariamente esteso, cioè si ha praticamente una coerenza di fase che fa sì che praticamente la musica non provenga più quasi dagli speaker, ma ti galleggi davanti, come se fosse un po' come la buca d'orchestra di cui si parlava prima. Esatto, ecco, molto, sì, molto vicino a quell'esperienza, no? In cui praticamente LR, per intenderci, non sono divisi col coltello come capita per esempio nelle architetture comuni, no? Che siano o no stato solido a valve non ha tanta importanza, no? È proprio una questione di architettura. Però insomma, se io uso un push pull in classe AB ho questo effetto, cioè di dividere praticamente L con R, quello che invece in realtà non avviene nei comuni amplificatori cosiddetti set, single ended, triode o altri dispositivi. Però insomma questo è, no? Poi l'applicazione addirittura del feedback, cioè tanto meno che sia locale che sia globale, determina un restringimento, no, di questo quadro stereofonico. E questa è già una cosa che ci ha sconvolto, insomma, no? Cioè proprio constatare quanto poi sia vero quello che avessimo letto, cioè lo vedevamo, lo potevamo toccare con mano. Ma l'effetto di amplificatori, diciamo, comuni, adesso per usare una metafora, non so, abbiamo confrontato per esempio quello che ho autocostruito io con Bristol, cioè sembrerebbe che gli altri amplificatori siano quasi più veloci, cioè è come se le frequenze arrivassero come delle fucilate, in sostanza. Però in realtà questo effetto fucilata della frequenza che arriva a colpirti, così come le basse frequenze, in realtà è l'effetto del ritardo, perché quando praticamente io non ho, sento questo effetto bolla che ti galleggia tutto, è molto staccato. Quando invece praticamente utilizzo altri tipi di architettura, praticamente lo sento che arriva dallo speaker, cioè c'è una differenza proprio geometrica, non so come altro spiegarlo, guarda, veramente. Quindi questo è il bandolo della matassa, cioè sono più importanti l'informazione della distorsione, che comunque se entro fin tanto che questa si manifesta in due cifre, una cifra sola, noi non possiamo neanche sentirla, oppure le proprietà dinamiche, non quelle panoramiche, punto di domanda. Cioè noi che cos'è che consideriamo lineari? Il discorso rumore più distorsione, oppure risposta dinamica e allocazione panoramica? Queste sono le fondamentali, no? Cioè, mi pare di leggere tra le righe che secondo te siano la disposizione panoramica e la dinamica, insomma, quelle che contano di più. Ma certo, per me sì, perché ti dà molta più intelligibilità. Cioè, se io ho una risposta dinamica eccelsa, quindi a prova di rallentamenti di feedback, sentirò tutto molto più preciso anche dal punto di vista stereofonico, quindi mi dà la possibilità a me tecnico di allocare con più precisione, e spesso fa la differenza, panoramicamente i miei timbri. Non solo lo sento che si sviluppa nella loro interezza, perché non c'è più il problema di richiesta, cioè quindi ammettiamo un colpo di cassa, una nota di basso. A quel momento io praticamente produco una richiesta al sistema, e si instaura un carosello che già parte dalla
dalla sto cercando il termine, dalla possibilità di dare all'alimentatore la corrente necessaria per amplificare quella frequenza. Quindi stimolo, richiesta e fornitura, no? Cioè già questo è porta via del tempo. Dopodiché praticamente si arriva al feedback, il feedback riprende questo pezzettino di errore, te lo rinfila dentro, insomma un enorme carosello che rallenta tutto il sistema e di fatto praticamente mortifica queste performance, no? Quando invece utilizzi praticamente un sistema set, c'hai tutta la corrente già disponibile perché magari è mediata attraverso un trasformatore di uscita. Un trasformatore di uscita non è soltanto un convertitore di impedenza come si crede, ma anche un accumulatore di corrente, così come il condensatore è un accumulatore di tensione. Quindi io rispetto all'impulso ho una riserva di quantità di corrente tra virgolette infinita, no? E quindi praticamente non c'è più una domanda, quindi una richiesta è Un'erogazione. un'erogazione di questa, no? Cioè cercare di soddisfare questa richiesta, no? Cioè, questo meccanismo si annulla. E inoltre, quindi, come ultima considerazione, bisogna dire, cioè, la distorsione, fin tanto che di una cifra, cioè su un 1%, 2% a full power, teniamo presente che, per esempio, nel caso questo accade praticamente nella classe A in generale, no? Single ending in classe A, che sia stato solido, che sia a valvole, il meccanismo distortivo è il medesimo, cioè distorce più alto è il segnale, no? Più lo si fa andare a full power e più aumenta questa distorsione, d'accordo, no? Quindi diciamo, a basse potenze la distorsione praticamente è totalmente trascurabile, ma anche se fosse comunque alta, cioè parliamo di 1%, 2%, che secondo i portabandiere del paradigma antico dicono no, è troppa distorsione. Noi quella distorsione lì non saremmo mai in grado di sentirla perché il cervello nostro praticamente, proprio perché geometria del cono, da dove sentiamo, dove arriva il suono attraverso il timpano, quel cono lì produce già diversi gradi di distorsione e quindi applica una sorta di filtro che in qualche maniera cancella quel tipo di distorsione. Questo tipo di distorsione è proprio legato, è in fase, cioè il tipo di distorsione della classe A in sostanza, è in fase con questo meccanismo di cancellazione neurale che noi abbiamo, no? E questo è praticamente, è facilmente dimostrabile con l'effetto Wood, no? Wood, uno scienziato 1954, adesso non entro nell'esperimento che fece, però cioè, se, per chi lo vuole sapere, se fa una ricerca e scrive Charles Wood oppure Wood Effect, viene spiegato esattamente come praticamente funziona il nostro cervello in relazione ad alcuni stimoli, e tra l'altro si parla anche di polarità, polarità assoluta, eccetera. Cioè, quindi a me, in sostanza, che me ne frega di cancellare un fenomeno nel quale è già stato cancellato dal nostro cervello, cioè è inudibile per noi, no? Tant'è che qualsiasi tecnico del suono sa che quando si supera una certa soglia, per sentire la distorsione bisogna abbassare, non alzare, no? Cioè, già che superati gli 86, gli 80 dB SPL, cioè tu subentra il filtro di cancellazione e non sentiamo più niente. Al contrario, se è presente distorsione a due cifre, quindi 10%, 11, 12, 13, eccetera, eccetera, per sentirlo è necessario abbassare in modo che non subentri il filtro neurale. Questo è il concetto. Quindi, se io devo alla fine utilizzare un sistema di linearizzazione dell'amplificatore, no, che è peggio della cura, perché mi va a mortificare altre performance, cioè, dove sta il vantaggio? Per dire che A è lineare. Puoi raccontarci in termini molto soggettivi, l'esperienza che hai fatto con questo tipo di amplificatore? Guarda, è semplice, cioè io dispongo di. Il paragone di godere come una seppia o cose del genere. Possiamo. È ancora diversa la cosa, perché non si tratta neanche di termini soggettivi, ma di termini precisamente, cioè, oggettivi. Cioè, io dispongo di due amplificatori, no? C'è un Charvel 600-900 watt per canale, una follia, no? Poi c'è un Ashley 40 watt.
topologie comuni, niente di, e poi naturalmente un set a valvola che mi sono costruito io. Misurati tutti gli altri amplificatori, cioè quelli a stato solido con architetture comuni, esibiscono praticamente misurazioni stellari, no? Cioè sono praticamente in distortivi, in rumorosi. Misurato questo, il set che ho costruito io fa ridere, no? Perché la banda è più ristretta, benché arrivi a 50.000 Hz a meno 2 a 20 Hz, cioè, è comunque ridicolo rispetto a quelli che hanno praticamente una banda sterminata, e anche, rumoroso, ma anche perché power super reaction ratio di questa macchina qua, quando usi un solo dispositivo è veramente ridicolo, quindi cioè, non arriva sotto a meno 90, una cosa, mentre questi hanno veramente centinaia di dB, insomma sono veramente stellari. E poi però quando tu li ascolti succedono delle cose strane anche nella stanza, cioè ho sempre avuto un punto, non si sa bene per quale ragione, della stanza dove si crea praticamente una onda stazionaria. Cioè mi sposto quando ascolto quell'altro amplificatore in un punto preciso della stanza e si sente praticamente una somma di basse frequenze, ok? Tanto che ho sempre incolpato appunto la stanza stessa, no? Di questo fenomeno, dice che cacchio succede questo, beh certo, però sono qua, la stanza è al soffitto alto, insomma non sono messo correttamente, eccetera eccetera. Ma quando invece utilizzo il set questo fenomeno sparisce. No, non ci credo. Non c'è, proprio non c'è, cioè ovunque tu vada ti sposti praticamente e la risposta di frequenza rimane la stessa, no? Chiaramente se mi sposto più a destra o più a sinistra perderò le informazioni del panorama, no? Ma non quelle della banda, no? Infatti questo ha stupito tutti, no? Quindi che cosa praticamente siamo arrivati a dedurre da questo fatto? Questo problema dell'onda stazionaria si crea con qualsiasi tipo di amplificatore, abbiamo usato un Bristol, con quasi tutti quelli che hanno questo tipo di architettura, no? Molto feedback o meno, ma comunque sempre in classe AB. Cioè, è come se praticamente quando il suono lascia i dispositivi, praticamente la fase di questo suono ha molti più gradi di libertà e quindi praticamente iniziano a sommarsi e a sottrarsi frequenze, cioè non è più coerente, anche se utilizzo full range è tutto un po' più approssimata, e quindi questo genera praticamente in ragione della stanza stessa fenomeni di somma e di sottrazione che poi creano l'onda stazionaria, che altro non è, come dissi prima, la risonante della scatola stanza. Questo è il concetto. Tant'è che questo tipo di amplificatore reagisce con le mie chieste di riferimento in maniera diversa. Per esempio, è molto più impastato sulle medie, proprio perché queste generano da di per sé una sottofrequenza, una sottorisonante o secondaria o terziaria, praticamente sugli 8.000 ai 4.000, e viene evidenziato questo problema con questo tipo di amplificatore, e viene invece molto più attenuato con amplificatori single-ended senza feedback. Questo è il quadro, no? Cioè, questo ha sconvolto tutti, abbiamo fatto tantissimi blind test su questo. Cosa si può dedurre da questa esperienza? Che gli amplificatori praticamente single-ended in classe A hanno una riproduzione dinamica e dal punto di vista della fase e dal punto di vista del panorama assolutamente più coerente con quello che è stato messo nel suo interno, fermo restando che ci sia un riferimento. Ok, però a questo punto ti faccio la domanda che ti ho fatto l'altra volta, ma se tu senti in questa maniera così appagante, gratificante o giusta, se vogliamo, che cosa succede poi quando il materiale che mixi da te viene poi riprodotto su altri sistemi che non hanno queste caratteristiche qua? Cioè, non è pregiudicante mixare in una condizione come questa rispetto che mettersi in una condizione più simile ai sistemi d'ascolto dove verrà riprodotta la musica che stai producendo?
Ma allora ti dico che no, non è pregiudicante perché non è che la differenza sia così clamorosa, no? Cioè, lo è magari per noi tecnici del suono, no? Riusciamo a individuare le falle di un sistema, no? Cioè, quando io sento quell'altro amplificatore, per esempio, abbiamo sentito un disco difficile da ascoltare che è Urban Hymns. Le Verve, dove sono stati tantissimi riverberi negli anni 90, Britpop, si esagerava, tonnellate di riverbero, e con l'altro amplificatore la definizione non c'è, con quest'altro invece si sentono le note, cioè è proprio lì, no? Infatti i riverberi sono quella zona dai 2000 ai 5000, 7000 e oltre che determinano la definizione del suono. Ecco, con questo, cioè io sto problema, cioè, con questo sistema si è portato a utilizzare meno equalizzatore e quindi produci meno phase shifting, perché il sistema già che te ne dà di meno. Mentre gli altri sistemi producono molto più phase shifting, lo prova il fatto della somma di questa onda stazionaria che si viene a creare. Cioè, non è soltanto cioè, la fisica acustica funziona, no? Cioè, e quindi già se ci sono dei problemi nella stanza con un amplificatore sbagliato, questi problemi si acuizzano. Ma fin tanto che cioè io non posso avere un'onda stazionaria se sto utilizzando in uno spazio piuttosto grande 86 dB SPL 80, cioè poco volume, questo è il punto. Cioè, ce l'ho quando praticamente metto molta più energia, allora inizia a rimbalzare tutto. Ma se si verificano queste moderate quantità di volume, il problema non è nella stanza. E questa è un'altra cosa delle conclusioni sconvolgenti che abbiamo dovuto accettare, perché poi alla fine cioè, dover rinunciare alle proprie convinzioni non è mica facile, no? Cioè, perché... Guarda che ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Ma per carità, cioè, io non ho niente da. Io non devo dimostrare niente a nessuno e neanche, cioè, mi voglio fare paladino di opinioni. Io dico soltanto quello che è successo Quella è stata la tua esperienza, certo. a me. Sì, la mia esperienza mi dice questo. Poi tu puoi, chiunque altro può esprimersi e dire quello che vuole secondo la propria esperienza. Ma io mi affido a quello che ascolto e finisce lì. Cioè, non mi interessa neanche. Anche sapere l'opinione di un altro, cioè, perché qua non si parla di opinioni, questi sono fatti, cioè, riguardano me. Ma quindi per concludere, diciamo, l'insegnamento che possiamo trarre da tutto questo qual è? Ma allora, anche i miei studenti, alla fine do una serie di consigli, no? In sostanza, va bene qualsiasi tipo di ascolto tu abbia che lo puoi utilizzare come riferimento. Cioè, hai una cassettiva modesta, va bene. Cioè, non è, tanto tutto passa comunque attraverso un processo di interpretazione dell'ascolto, no? Che tu abbia un ascolto strasofisticato, un ascolto modesto, sempre devi passare attraverso un processo di interpretazione, no? Adesso abbiamo parlato di condizioni ideali, cioè, sì, sarebbe bello che tutti avessero un amplificatore 7 in classe A, però sai, insomma, sono costosi, consumano un fracco di... cioè, ci sono tanti difetti, no? Cioè, legati proprio a un problema economico, quindi... Il punto è che si tratta di capire dove sono le tue mancanze nell'ascolto che hai, cioè se io produco un mix, mettiamola così, poi confronto questo con una produzione professionale, dov'è che ho il mio problema? No? Solitamente quando si usa il near field c'è un problema che si esagera sempre con le basse, perché il near field non te le dà. E quindi tu per sentirle come suona il disco americano, no, spingi, 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 poi alla fine senti solo quello quando vai magari a sentirle in macchina. Ci siamo? Allora io propongo questo, no? Attraverso un processo di ascolto, di confronto, metti un equalizzatore prima delle casse e compensati attraverso questo le deficienze del tuo monitor. Spingi troppo nelle medie? Ok, allora tu praticamente, siccome spingi troppo le medie, lo abbassi un po' così.
hai poche basse e aggiungile, così la tua cassa avrà più basse e sarà più morbido e tu non aggiungerai troppe basse, no? Come si faceva praticamente 20-30 anni fa, dove era impossibile non trovare tra gli ascolti un amplificatore o non amplificatore, il Clark Technics a terzi di ottava, dove praticamente 31 bande, l'equalizzatore grafico. Caspita, adesso ce ne sono un sacco di equalizzatori grafici che non costano tanto, c'è addirittura il Behringer che ha l'ingresso digitale, un 96, cioè... fatelo, no? Fatti tu, compensati il tuo ascolto e praticamente quello diventa il tuo riferimento. Tutto qua. Cioè, non... Invece per quanto riguarda l'ampli set, diciamo, se dovessi consigliare invece un acquisto, anche perché mi pare di capire che uno può risparmiare in acustica utilizzando questo sistema. Ma guarda, se tu ti sei fatto questo tipo di settaggio, se lavori per esempio come lavori a casa, tutti adesso lavorano a casa, non è che cosa fai, ti metti a... cioè il trattamento acustico ha senso quando lavori veramente a volumi grossi, ma a casa manco ci arrivi 80 dB SPL, se no fai impazzire i vicini, cioè lavori con un watt, cioè se io qualsiasi cassa con un watt non mi dà minimo 86 dB SPL, vuol dire che praticamente io lavorerò con mezzo watt per cassa, cioè quindi non ho bisogno di grosse quantità, no? Cioè, io consigli non ne do, perché puoi avere qualsiasi tipo di cassa, no? Purché, capito, si impari a compensare. Puoi mettere, per esempio, se tu hai un, ti fa un template, se gestisci le casse direttamente dal programma, no? Con delle correzioni acustiche e sei a posto. Ogni volta che apri il programma c'è sempre il template lì e sei a posto. No, ma per quanto riguarda proprio l'acquisto di un amplificatore, tu produci il tuo o c'è qualche marca che... Guarda, io adesso no, ancora non sto producendo nessun tipo di amplificatore, forse se si sviluppa come sarà, farò questi monitor attivi, che anche questi sì sono in classe A, appunto, senza feedback, quindi con le cose, ma non mi risulta che esistano monitor fatti in questa maniera. Tra l'altro abbiamo scoperto anche che, cioè, esistono per esempio delle casse che hanno degli amplificatori in classe PWM, cosiddetti classe D, che sono quanto di più orribile si possa considerare nel mondo dell'audiofilia. Cioè, su questi vengono fatti i nostri riferimenti, accidenti. Per esempio le Adam utilizzano un sistema del genere, quasi tutti, perché sono molto piccoli come sistemi, danno grandi quantità di potenza in poco spazio, no? Quindi vengono preferiti quelli, ma dal punto di vista dell'audiofilia e del riferimento sono terribili, cioè hanno una riproduzione veramente dinamica non molto lontano, diciamo, dalla realtà, no? Cioè, quindi, insomma, non ti so dire, cioè, guarda, dagli esperimenti fatti l'abbiamo scoperto che le Mackie, quelli di cui abbiamo citato prima, non sono così male, cioè sono state pensate bene. Se io volessi comprarmi un ampli come il tuo, cioè a cosa che macchina devo comprare? Allora, questo tipo di dispositivi si trova, non si trova? Non vengono venduti. Non vengono venduti perché... Lo sapevo. Cioè, non c'è nessuna speranza che tu possa andare in un negozio e comprarti un sistema del genere, no, non si vendono questi sistemi. Per diverse ragioni, perché per esempio l'amplificatore che utilizzo io ha tipo 2 watt per canale. Cioè, e costa tantissimo realizzare una roba del genere, perché costa, ci sono 3 trasformatori sul segnale, quindi costano una valanga. Cioè... ad alto voltaggio, sono 400 volt, quindi condensatori, tutto costosissimo, no? Le valvole sono quella con la parte che costa meno, però parte di regolatori, cose eccetera eccetera, si spendono un sacco, e con 2 watt, cioè se dovesse essere sul mercato una roba del genere potrebbe costare tipo, che ne so, 6-7 mila euro, considerato che ne ho spesi 2 io per farlo, no? Dovessi moltiplicarlo per 3, così come si fa solitamente in economia, e quindi 6 mila euro per avere 2 watt, questo, cioè, per questo non vengono fatti, cioè, per questo non, sono cose che si costruiscono o si fa fare all'artigiano, si fa da sé, cioè, ma non vengono venduti. Poi ci sono moltissimi kit che vengono
venduti in internet, cioè che devi costruirlo tu, no? Però devi avere la possibilità di avere delle abilità, non di costruzione, insomma. Quindi non è roba che è commercializzata, ecco, diciamo così. È tutta roba che viene fatta magari da artigiani o di strippati del suono, ma tutti gli strippati, gli audiofili, così se le fanno loro queste cose, non vengono commercializzate. Cioè, Bene, allora mettiamoci sul saldatore e iniziamo a costruirceli, come dire. per dire, poi ci sono un sacco, se tu un audiofilo, l'audiofilia poi si divide in quelli che usufruiscono e quelli che costruiscono, no? Ci sono quelli, c'è anche lì una sorta di diatriba, ma così come full range, multi-way, anche lì ci sono le diatribe, sono disposte anche a venire alle mani per fare, cioè, a me francamente non importa, cioè, però per esempio c'è l'audiofilo che fruisce, qual è l'amplificatore di riferimento? Ah, senza dubbio il Macintosh, no? Cioè il Macintosh che costa miliardi, non so, 20-30 mila euro, bellissimo, che si accende, i V-meter azzurri. Però poi dice un audiofilo che costruisce, dice il Macintosh. Ma tu sei scemo, quant'è che hai speso? Ho speso 20 mila euro. Cioè, perché il Macintosh sì, è stabile, quello che vuoi, ma non è dal punto di vista audiofilo sto grande amplificatore. Cioè, capisci come sono variegate tutte queste cose? Cioè. Ora, sono certo che se qualcuno mettesse sul mercato effettivamente anche a stato solido un classe A senza feedback, potrebbe fare la differenza. Però anche lì, siccome le cose vengono vendute al chilo, cioè quanto potenza ha? Eh beh, questo qua c'ha 100 watt, 100 watt, questo 2, no? Il problema della classe è proprio quello, no? Cioè che sta sempre lì a centellinare, non va bene, insomma. Questo, cioè, sono considerazioni che qualsiasi costruttore farebbe, no? Io anche. Va bene, Michele, abbiamo ancora un quarto d'ora? Come no? Allora, io a questo punto saluto tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento, è stata una chiacchierata bellissima fino a qua. E iniziamo a parlare dell'altro argomento di cui accennavamo prima, il discorso trasformatori. Ciao Michele, ricordiamo il tuo sito web www.micheledanca.it, giusto? No, Danca Audio, scusa. Ah sì, ok. Allora ho sbagliato completamente, www.dancaaudio.it, giusto? Esatto. E rimaniamo in contatto anche con Michele, hai un sacco di macchine interessanti, contattatelo perché è un grande veramente, fa delle cose incredibili. Quindi ciao Michele, ci vediamo dall'altra parte. Ciao.